dato il via a questo settimo concorso Madonnari Città di Taurio Nova. Taurio Nova vestita di festa, devo dire la verità, siamo stati gli unici l'anno scorso ad ospitare il concorso, diciamo, dal vivo, con un pizzico, come dire, forse anche di incoscienza, ma sicuramente con tutte le cautele del caso, ed è stato un vero successo già l'anno scorso. È stato, diciamo, quell'esplosione di colori in un mondo grigio che era quello del Covid, ed è stato un momento di speranza, la speranza che è stata ripagata quest'anno con un concorso ancora più grande, riconosciuto con legge dalla Regione Calabria, quindi patrimonio regionale, che vive una fase molto importante, che vive una partecipazione molto intensa di modannari che provengono da tutta Italia, ma anche oltre dai confini italiani, addirittura dal Messico, e che porteranno a Taurio Nova in questi 4 giorni veramente tantissimi visitatori a potersi beare di questa arte effimera veramente meravigliosa, che riempiranno le nostre strade di colore. Sì, finalmente ci siamo. È stata una partenza molto difficile, perché quest'anno abbiamo raddoppiato il numero rispetto alle ultime edizioni, perché ne abbiamo avuti primo anno 25, poi 30, poi 35, poi 40. Quest'anno abbiamo 50 artisti, ma ne abbiamo molti di più che vengono da veramente molto lontano. E per far partire questa macchina, come si dice, prima sembrava il motore di una 500 con la batteria a scarica, poi piano piano abbiamo dato una spinta, adesso stiamo diventando una Ferrari. Può essere oggi il primo concorso d'Italia, no? Della Calabria? Potrebbe essere il primo, diciamo che è il primo, secondo me, per qualità. È il primo per il fatto che c'è un direttore artistico che viene dallo stesso mondo dei Madonnari, perché da nessun'altra parte, per esempio, in altri posti hanno chiamato Filippo D'Averio e Vittorio Sgarbi, che sono dei grandi critici, ma con l'arte del Madonnaro non c'entrano niente, loro non sanno niente di che cos'è. Filippo D'Averio non sa che cos'è un Madonnaro. Arriva là e giudica l'opera finita, senza sapere tutto quello che c'è dietro, perché lì c'è qualcosa. E lo capisce solo un Madonna, lo capisce solo chi lo fa. E adesso cominciano a capire anche i taurianovesi e la gente della Piana, che stanno venendo qua a vederci, e capiscono che non è un quadro finito, non è un'opera finita come vedi in un museo, come vedi in una casa, vedi quest'opera appesa ed è come una fotografia. È un atto scenico, è un atto umano, è una scenografia, è un atto d'amore, perché per fare quello che facciamo ci vuole amore. Ecco, leggi, si sente taurinovese, perché lei ha la licenza di essere taurinovese. Purtroppo vi devo smentire, perché io sono cittadino del mondo, ma veramente sono cittadino del mondo, però sono orgoglioso di essere stato accolto, adottato, e sono veramente contento. Però mi sento cittadino del mondo, sono dove io vivo il presente, dove mi trovo in quel momento sono cittadino di quel posto. Quando sono a Taurio, no, per questo poi mi hanno dato la cittadinanza onoraria. Ho detto, questa persona si integra talmente bene, però io mi integro dappertutto. Quindi rischio di avere altre cittadinanze onorarie, comincerò a collezionarle. Ecco, vicino a lei c'è un grande maestro ceramista della nostra vicina Seminare. Ecco. Maestro, maestro, belle le sue opere. Ecco, oggi lei tra i Madonnari, tra l'arte, c'è anche un grande maestro come Vincenzo Ferrari. Certamente, mi fa piacere partecipare in questo evento. Tutti gli anni venivo qua da spettatore, che restavo sempre affascinato. Mi ricordavo la mia infanzia quando vedevo queste Madonnari che giravano nella piana in varie feste, occasioni, e ci lasciava tutti a bocca aperta. Era una cosa che stava sparendo. E grazie qua al Taurio Nova che si sta riprendendo quest'arte proprio bella, affascinante. Attimo per attimo non si ferma mai ad osservare, che c'è sempre da imparare, da osservare. Sì, Graziano, siamo tutti felici. Dopo tanto lavoro siamo arrivati al giorno dell'inizio. Speravamo che sia stata come oggi, che sia una bella giornata di festa, di vicinanza, tanta gente, tante persone vicine. Ci vuole questa festa per Taurio Nova. I Madonnari sono meravigliosi, sono arrivati tanti, abbiamo quasi 60 Madonnari che andranno a dipingere l'intero tappeto del corso di Taurio Nova. Quindi invito chiunque a venire a vedere arte e a vedere veramente spettacolo. Ecco, Presidente, andiamo nello specifico, sono 4 giorni. 4 giorni, sì. Oggi inaugurazione. Oggi iniziamo oggi, i Madonnari oggi prenderanno posizione e inizieranno a lavorare. Quindi avremo sicuramente domani
in serata un quadro già all'80%. Ci sarà l'inaugurazione e il Madonnaro continua a lavorare. Quindi lo spettacolo nello spettacolo. Il Madonnaro sarà visto all'opera sino a domenica. Quindi chi verrà non vedrà un'opera realizzata, ma un'opera che verrà continuata e quindi migliorata minuto per minuto. Quindi è uno spettacolo vederli lavorare, assolutamente.